Amici di calciomercato.com, ben ritrovati. Questa volta per parlare di un grande protagonista di questo inizio di campionato, Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, sta facendo benissimo, rendimento sempre più elevato. È arrivato un altro gol dopo quello segnato al Chievo, questa volta dopo quella doppietta segnato alla Juventus. Insomma, grande, davvero uomo in vetrina di questa Samp, centrocampista tascabile, piccolino, ma sa far gol, sa fare assist, insomma, sempre più leader della Samp, splendida di Marco Giampaolo. E il mercato per lui si sta decisamente muovendo, perché l'Inter da tempo ha una sorta di corsia preferenziale su Torreira, sarà avvisata nel caso in cui dovessero arrivare altre offerte, poi sarà l'Inter a valutare se rilanciare e soprattutto se riuscirà a soddisfare la Samp o eventualmente il giocatore. Ma non è una strada semplice, perché su di lui, in vista di giugno, visto che la Samp a gennaio non ha nessuna intenzione di privarsi di Torreira, ma sì di preparare quella che sarà la sua uscita nella prossima estate, un'altra grande plusvalenza, occhio all'Atletico Madrid, perché il ciolo Simeone stravede per Torreira, anche il direttore tecnico Andrea Berta, italiano, che adesso sta facendo le fortune dell'Atletico di Madrid, sta pensando proprio a Torreira come opportunità. Pronta un'offerta, c'è una clausola da 25 milioni di euro valida per la prossima estate. Insomma, l'Atletico irrompe, l'Inter deve stare attenta sul fronte Torreira. E poi c'è da ricordare un retroscena, perché è tutto vero, la Juventus poteva prendere Torreira qualche anno fa, quando il giocatore è passato dal Pescara alla Samp, lo ha scoperto Roberto Druda, lo ha portato a Pescara, lo ha proposto alla Juventus, che però in quel momento non se l'è sentita di fare questo tipo di investimento. Poi ovviamente sono scelte di mercato, la Juve ha i suoi talenti, ma la Samp si gode, e come, questo splendido e straordinario protagonista anche del prossimo mercato, Lucas Torreira. Un saluto da Fabrizio Romano per calciomercato.com. Ciao.